Nicoletta Dosio, lei è rimasta in carcere per scelta politica, poteva avere delle misure alternative ma ha deciso di rimanere in carcere. Però forse questi ragazzi giovani è meglio che dal carcere escano. Beh, la mia era stata una scelta per mettere in luce che cos'era la questione delle misure cautelative, quelle che chiamano cautelative. E cioè proprio come sta succedendo adesso a Francesco e agli altri ragazzi che sono ai domiciliari mentre Francesco è ancora in carcere. Era un modo perché intorno a questo mondo che è sempre così estraneo, no? A quello che significa l'ingiustizia enorme del carcere, potesse prendere coscienza di che cos'era il carcere e di come fosse ingiusto il carcere stesso nei confronti dei poveri di questo mondo e di chi lotta per un mondo più giusto e più vivibile per tutti. La mia grande tristezza, il mio grande dolore stando qui davanti è proprio pensare che dentro ci sono dei compagni. Il carcere non è un elemento che possa in qualche modo aiutare, non solo migliorare, ma anche soltanto aiutare a vivere. Sono angosciata a pensare a questo ragazzo giovane, ma anche agli altri compagni che sono all'interno del carcere. Sono entrata in carcere per poter rivendicare il fatto che il carcere va abolito.